100.000 like e faremo un video sul canale Valespo. Vai, ci siamo. Vai. Grazie. Come? Come? Bella a tutti ragazzi, questo è Spa, ci siamo con un nuovo vlog. Anche se non è un vlog, perché sì, è un video tag. È un video tag. E oggi stiamo con un Line. È un video tank e stiamo con Line di coppia. Giusto? La mia dolce metà. Con la mia dolce. Con la dolce metà. Ok, siamo i protagonisti. Guarda la faccia di Rosso che sta lì. Ti piace la mia dolce metà? Bellissimo. Vi ho chiesto su Instagram di farci le domande. Molte domande erano strane, altre domande ancora più strane. Però abbiamo trovato tipo una decina di domande, quindi rispondiamo. Iniziamo subito con le domande più interessanti. Okay. Mi chiedono: sono sposata con Lele? È errato. Che c***o mai è? Ok, andiamo avanti. Io non sono più fatico su YouTube. Lei è un problema. Dovresti ricominciare sul canale Valespo. Va bene. 100.000 like. 100.000 like e faremo un video sul canale Valespo. 100.000 like e creiamo anche Alex Valespo. Sì, va bene. Un milione di like e sapremo. Facciamo il merch. Facciamo, sì, facciamo un tour mondiale. Beh, zero persone. Ti appoggio. Zero persone. Allora, vai, prossimo. Hai mai fatto sanguinare il labbro della tua compagna baciandolo o compagna? Beh, un paio di volte. Serio, mezzo? No, mi sa che mezzo è successo. Però raccontate la storia. Mille volte. Mi hai fatto sanguinare il labbro. Ah, tra noi due. Sì, tra noi due. Ah, di coppia, sì, perché mi stai tradendo? Questo è tradimento. No, intendevo lei. No, lui si è fidanzato, però io parlavo di lui. Mi è mai successo? No, Diego mi ha fatto sanguinare tipo 2-3 volte. Cosa ti ha Diego? Perché prima era la mia dolce metà da lui. Mai che non fai l'ex. Però no, non con il bacio, eh. Ma ti ha dato una stecca in bacio. No, no, bro. Le cose che c***o. Valerio si faccia in bagno. Valerio. Non capito. Lo stress della morte nel cuore. Ciao. Zitto! Hai mai litigato con Lele Giaccari? Basta! Io basta. Io con Valerio forse la mando. No, io mai con Lele. No, dai, ragazzi. Ok, ma racconti perché abbiamo litigato. No, però non posso perché abbiamo litigato. Raccontalo, no, raccontalo a tutti. No, non si può dire. Appunto, pezzo di m***a. Vai, ok. No, voglio saperla io, raga. Non la sì, ora, però voglio saperla. Perché primo viaggio insieme. Il nostro primo viaggio. Non indovina io. Vai. Barcellona. No! No! Il primo viaggio! Londra! 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 Grevissimo! Quello è fatto il primo viaggio! Guarda che carissimo! Alle prime armi non hanno ancora mai fatto un viaggio fuori dall'Italia! Cioè, siamo in Toscana! In Toscana! Bro, perché il posto bro era allucinante! Cioè, era paradisiaco! Sì, un'isola! Come fai a sostenerti nei momenti più difficili? No, ma non sono degli Aymar! Vabbè, io te lo giuro, io l'ho cercato! Io l'ho cercato degli Aymar! Le tue domande! Sì, ma il box delle domande facciamo prima e rispondiamo tra di loro! Lele non so come fa. Madonna, Tancredi è una tortura! È psicopatico! Una tortura! Ma che è psicopatico? Ti devi pregare il Cristo che lui si sveglia la mattina di buon umore. Perché se si sveglia di cattivo umore non gli puoi parlare le prime 6 ore che si però sveglia. Però si sveglia sempre. Sì, lo so, però stavo facendo finta di magari. Perché ti svegli? La regola è questa: se ti svegli, se ti svegli prima di Tancredi, anzi, se lo svegli, penso che ti mena. Io penso che una volta in vita mia l'ho svegliato perché ho dato un bacetto in frutta e ho fatto: giochiamo a Fortnite. E lui ha fatto: oh, mi si è alzato subito. Ho fatto tipo: ok. Il 90% delle volte però ti manda a fa. Dopo un'ora non se lo ricordo. Non è vero, non è vero, non sempre, non sempre. La domanda non era. La domanda era come vado a sostenermi i momenti più difficili da superare, non quante cose mi fai. Perché poi quando vedo questa gioca vedo faccio bro serie. Mi fa patato, mi dà un bacino. Vale non ha mai un momento difficile perché lui è una persona forte. Io sono una rockstar. Lui è una rockstar. Ci siamo. Come vorreste chiamare i vostri figli? Come chiamiamo i nostri figli? Come chiamiamo noi? Io Jayden. Uno Jayden. Maschio Jayden. E la femmina Briseide. Mia figlia o Nicole o Alessia o Giulia. Nostra figlia. E il maschio Edoardo. Però no, guarda, non è forte, bro. Non possiamo. Edoardo Junior. Edoardo Junior. Edoardo è 18. Edoardo Junior è bellissimo. Eddie Junior. Eddie Junior. Hai mai odiato l'altro? No, io lui mai in tutta la mia carriera. Quando mi sveglio sì, raga. Pure quando c'è il ciclo, tutti i giorni. Quando mi sveglio, ci metti che il pescare c'è il ciclo una volta al mese. Lui ce l'ha tutti i giorni. Lui una volta al mese c'ha il ciclo. Esatto. Quante volte avete viaggiato insieme? Non è un mai, lo sai mai quante volte? Botto, bro, tutto il mondo. Loro non hanno mai fatto un viaggio insieme. Non hanno mai preso l'aereo. Sono veri amici. E non so perché sono povero. Vabbè, ci siamo fatti tutta la
Italia col tour però. Tutta Italia e all'estero. C'ero pure io. Due volte, due giri. No, 58 tappe, quindi abbiamo fatto 58 viaggi insieme. Magari però l'uomo è un viaggio in macchina, quindi in conta fai tipo gallarate. 40 viaggi in posti diversi e poi siamo andati a Barcellona e Londra. Londra. Basta. Vabbè, siamo andati sempre col tour, siamo andati in Svizzera. Reggi ma insieme. Avete fatto il tour. Ha mai pensato di non essere più innamorato? Io mai. No, no mai, mai tutta la vita. Ti amerò per sempre. A parte sono stupido. Raga, avevo preparato lì la penna con i fogli. Vabbè, scialla. Ha detto serve dopo. Sì, perché si è prima per adesso. Vabbè, scialla. Vabbè, mi ero scordato, scusate. Hai mai pensato che l'altro ti tradisse? Certo, ogni sì, tanto. Sì, mi tradisce! Ma io ho le prove che lo fa. Io ho le prove che mi tradisco. Lo so, ci tradiscono tra di noi. Stiamo facendo bello per sempre. Il cambio, cominciamo molto. Hai mai pensato di lasciare? Non so cosa, però pensa la coppia. Fish. Io sì, ora. Fish. Basta. Cioè. Senti, io direi di... Adesso facciamo... No, no, no. Ho la domanda, se la coppia. Chi allora, voi siete pro o contro le relazioni aperte? Sempre c'è loro, non ho capito. No, siete pro o contro? Siete pro relazioni aperte, io sono pro. Io sono contro. Allora, relazioni aperte siete pro o contro? Contro. Io proporrei di fare uno switch. Cioè? Tu vieni qua e vado là. E continuiamo a rispondere alle domande. Quindi vuol dire non ci tieni veramente? Attacca. Oddio, no, io non avrei mai accettato. Non avrei mai accettato una relazione. Non avrei mai accettato nulla del genere. Nulla. Adesso va a cambio, adesso se ne va lei, Diego. Diego, vieni. Abbiamo cambiato il scimmio adesso. No, 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 invece mi piace lo switch. Cioè, switchato due cose e mezzo. Quindi sei, non ci tieni veramente alla persona. Oh, switch non è quindi non è mai... Non, no, non sei mai innamorato di nessuno. Sono circondato di persone di fame. Perché quando è vero amore, quando è vero amore. Ok, bacio a 5. Oh, mio Dio. Raga, questo è il bacio che ha atteso tutto il mondo, raga. Hai mai sclerato a FIFA perché un giocatore con più di 90 di tiro ti fa un tiro di merda? Porco due. 10 minuti fa, 5, non lo so, cioè, ormai... Ora? Hai mai pensato di mettere le corna? Basta. Io no, ma la mia coppia... Io non ti ho mai fatto le corna. Io ho fatto mille volte ogni giorno. Quindi fate le corna. Quello che esce con i ragazzi. Io non lo faccio almeno quello, cioè... Beh, esci con le ragazze, esci con le ragazze. Ma lei stava di una cosa, bro. Che pure esci con le ragazze. Arrivati nella clip, stavo per di una cosa, te lo giuro. Bro, ma vuoi sapere una cosa di lui? Perché poi ti senti che io sono una merda. Oh, no, perché va? Si sta fidanzando, si sta fidanzando. Si è fidanzato. Ma ora ti piace la pasta. Sì, dammi la pasta. No, bro, non è vero. È solo un'amica, è solo un'amica. Te lo giuro, è Jessica Calcetto, te lo giuro, già Marcaccio. Hai mai fatto la pipì nel lavandino? Non l'abbiamo già detto mille volte, raga. Noi ogni tappa del tour Valespo avevamo questa tradizione dove lui pisciava nel cesso e nel lavandino. E poi pisciavamo a volte. Sì, letteralmente era sempre a scuola. Ogni tappa dopo. Sì, a scuola spam. Cioè, allora io vi dico che abbiamo fatto 58 tappe e 58 centri commerciali di tutta Italia hanno la mia pipì nel lavandino. Ma davvero, raga, mai missata una? Smile. Cioè, solo duomo, perché duomo no. Era tipo una tradizione, ogni tappa io pisciavo nel lavandino, sì, sì, insieme allo stesso tempo. Prima vabbè, quindi per il nostro tour il trend sarà pisciare in verticale. Quindi hanno annunciato il nuovo tour. Oh, ok. Oh shit. Lei fa solo danni, raga, no, lei fa solo danni. Beh, esiste l'editing, ragazzi, dai. No, non esiste, non esiste. Anche noi facciamo un tour comunque. Direi meglio del loro. Molto meglio. Raga, insieme. Non è vero. Due tappe sono insieme, una a Roma e una a Milano. Sono qua giù, fratello, ma che c***o vuoi? Hai mai rubato il telefono al tuo fidanzato? No, non ho bisogno. Che c***o scrivi? No, già lo so che parla con i c***o. Oh, ehi! Sono mie amiche. Tipo? Io le tengo a loro. Chi ti ha scritto? Oh! Chi è? Chi è Nico? Voglio sapere chi è Nico? No, io ho amore mio, cuore. Chi è Nico? Sapete che c'è scritto? E chi è? Matti. Un altro amico mio, sono due maschi, bro. Cuore, bro. Chi è? È un mio amico del calcetto, raga. Metti chi sono usciti più dal Valespo anche a... Scialla, cioè... Un altro video, poi. Lo faccio sul mio. Hai mai pensato di sposarvi? Certo. Ovvio. Noi dovevamo fare la foto del hashtag Valespo sotto la Torre Eiffel che ci davamo un bacio. Solo che... Sarà per il prossimo. Sarà per il prossimo hashtag Valespo. Avete mai pensato di scrivere un libro insieme o di registrare una canzone? Allora, i libri già ne abbiamo fatti, canzoni ne abbiamo fatte zero. Mi credi? Bravo. Chi è la lettera? Chi è?
Adie, ora io non voglio più niente, ma vivi da solo da un anno, non ha mai lavato i piatti, lavi i piatti mentre registriamo. Finta non senti. Sta ridendo troppo, raga. Perché se la sto tagliando? Ego. Raga, non so cosa avrete visto in questo video, la maggior parte, il 60% sarà tutto censurato. Censurato o tagliato. Ed è per questo che non sappiamo più fare un video, scusami. No, questo è quando dicono perché non fai video con gli altri, è perché poi alla fine è tutto censurato. Quindi in realtà noi registriamo ma non esce perché dura un minuto il video. Ma se ci avessimo più fan. No, soldi. No, è che quello so povero, però so che fa. Più fama. No, se ci avessimo più donne. Schelle. No! Dai, è lavorativamente parlando. Più non lo so, però Più scioltezza. Fai video. Io ne faccio una. Questa cerca la scioltezza, ci ha messo 20.000 di scioltezza. Quindi, ragazzuoli, noi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, consigliateci nei commenti altri video da fare insieme. Ci vediamo nel prossimo video. Bella! Quanto dovremmo togliere? Tutto, frate, è tutto censurato sto video purtroppo, però va bene così.